Ciao ragazzi, benvenuti nel canale di Seven Vanquisher. Quello che oggi vado a recensirvi è The Quasar of Stigmata, un manga con storia di Ryuki Yoshino e disegni di Kenetsu Sato. Kenetsu Sato, per chi ha già letto Maime o Mayotome, è lo stesso autore, disegni bellissimi. Dunque, di che cosa parla The Quasar of Stigmata? The Quasar of Stigmata parla di queste due ragazze. Ma i protagonisti sono ben di più di queste due ragazze. Comunque, la storia inizia con queste due ragazze, Mafuyu e Tomo, che sono due studentesse di un istituto, l'istituto Mikhailov, e si imbattono in Sasha, questo ragazzo, un misterioso ragazzo, che giunge dalla Siberia e si trasferisce nella loro classe. In realtà, che cosa nasconde Sasha? In realtà, Sasha è un Quasar, ovvero un Quasar è un guerriero capace di manipolare gli elementi a proprio piacimento: ferro, zinco, rame. A seconda di tutti questi elementi, vi sono particolari guerrieri. Dunque, cosa dire di questi Quasar? Questi Quasar, appunto, sono in grado di manipolare gli elementi. Questo però è un potere che va alimentato in un modo un po' particolare, ovvero per entrare in possesso della forza necessaria per manipolare gli elementi, questi ragazzi devono farsi allattare dal seno di una fanciulla. Il liquido che ne viene sprigionato per dare la linfa ai loro poteri è il cosiddetto soma. Quindi inizia questo intrigo e questo mistero dietro questa reliquia, la reliquia di Tsaritsin, che viene custodita in qualche angolo oscuro della scuola, ed è per questo che i Quasar vogliono metterci le mani sopra. Ora, non vado avanti a spiegarvi di più perché sennò inizierei a spoilerare. Questo è brevemente proprio la sinossi di questo manga, che è stato anche portato in anime. È uscito appunto quest'anno, proprio è un anime del 2010, quindi è proprio fresco fresco. I disegni e le animazioni sono molto belle. Consiglio veramente a tutti di dargli un'occhiata. Lo troverete in due versioni, la versione censurata e la versione non censurata. Questo perché è un manga e quindi un anime molto molto ecchi, c'è cioè molto molto fanservice. Io lo trovo veramente splendido. I disegni sono bellissimi, veramente notevoli. L'autore veramente disegna in modo veramente pulito. Uso fantastico dei retini, mi piace molto come caratterizza i capelli, questi toni chiaro-scuro che regala i capelli, ma la cosa bella poi che adoro tantissimo nel suo tratto sono i fill, praticamente le linee gli outline molto marcati, queste linee molto marcate, questi molto belli, staccano molto il personaggio dallo sfondo, secondo me danno anche una sensazione di più di vivibilità. C'è anche un bell'uso del computer su alcune scene, quindi negli sfondi troviamo sfondi in gli environment in computer grafica, molto bello. È un manga che probabilmente non piacerà a tutti, perché è sì un manga di combattimento e di intrighi. Una piccola nota: chi conosce la chimica, dato che questi Quasar manipolano gli elementi, sicuramente sarà avvantaggiato, perché vi sono molti, molti riferimenti a tabelle chimiche, a reazioni fra i vari materiali. Inoltre, chi conosce anche di più, chi ne sa anche qualcosa di Chiesa Cattolica, Chiesa Ortodossa, dato che nel manga è spesso citata, perché questa reliquia non vi sto a dire il perché, ma ha a che fare con queste cose. Comunque, l'edizione è come al solito spettacolare di J-Pop, con le prime pagine a colori. Al momento sono usciti 8 volumi, mi pare. Io li ho tutti, mi manca soltanto il numero 5. Comunque, al prezzo di 5,90 euro di Quasar of Stigmata, manga J-Pop, Yoruki Yoshino e Kenetsu Sato. Ciao ragazzi, da Seven Vanquisher è tutto.